I rifiuti sono un tema poco eccitante. Tendiamo a ignorarlo senza coglierne la rilevanza sociale, salvo poi scandalizzarci quando scatta l'emergenza o arriva la bolletta. Intanto, nella distrazione dei più, sulla spazzatura si dipana un gioco fatto anche di grande business. Mentre i negozi sono invasi da imballaggi di ogni genere, gli enti pubblici devono gestire a valle gli effetti di questa valanga di produzioni e di consumi. E col tramontare delle maleodoranti discariche si è fatta strada una soluzione comoda e redditizia anche per i privati: l'incenerimento. In Italia, secondo un'indagine di Greenpeace, sono già presenti ben 212 impianti, di cui 171 per rifiuti speciali e i rimanenti per rifiuti urbani. Ma sempre secondo questa analisi, è già prevista un'altra quarantina di inceneritori da affiancare a quelli attivi, prevalentemente nel centro-nord del paese. Infatti, i piani provinciali e regionali in materia di rifiuti prevedono in genere anche la combustione. E in Italia, nel 2003, si sono bruciate oltre 3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani in forma di residuo tal quale, l'opzione più diffusa, oppure di combustibile derivato da rifiuti, il CDR, risultato di una grossolana selezione e composto in prevalenza da carta e da plastica, appetibile dunque per il suo potere calorifico elevato. Gli inceneritori, poi, non hanno colore politico. Ne vorrebbe di nuovi il Veneto Forza Leghista di Galan, dove gli industriali, tra l'altro, chiedono alla regione di poter costruire due mega impianti per rifiuti speciali vicino a Treviso, nei comuni di Silea e di Mogliano. Sempre in Veneto, dove peraltro la raccolta differenziata vola, il piano regionale prevede altri 3 inceneritori per rifiuti urbani. Paradossale. Ne progetta uno anche la giunta della provincia autonoma di Trento, che è di centrosinistra a guida Margherita e con la presenza pure dei Verdi. Si vuole l'inceneritore a nord della città, vicino ad aree in passato già contaminate dall'industria chimica. Freme per gli impianti la Toscana Rossa, che ne possiede già una decina. Ne progetta uno anche vicino a Firenze e un altro a Prato, oltre agli ampliamenti di Montale a Pistoia e di Selvapiana alle porte di Firenze. Qui politica e industria vanno a braccetto. Non è da meno il Lazio di Marrazzo e Veltroni. A Roma, nel novembre 2006, è passata una mozione a favore del contestato impianto di Malagrotta. In regione, la Margherita dice che servono almeno 4 nuovi termovalorizzatori e 2 sono già stati inseriti nell'intesa programmatica. La campagna commissariata è nota per l'emergenza spazzatura, ma in realtà in alcuni paesi presenta anche esempi eccellenti di raccolta differenziata dei rifiuti. Tuttavia, riciclo e riduzione non sembrano sedurre il presidente della regione Antonio Bassolino, il quale nel novembre 2006 ha dichiarato che di inceneritori ne vorrebbe addirittura 2. Sempre in Campania, all'inizio del 2007 la stampa riferiva del nuovo progetto di termovalorizzatore a Piano d'Ardine, in provincia di Avellino. Da una sola linea per rifiuti industriali si passava al raddoppio, includendo quelli urbani. E a occuparsene potrebbe essere la multinazionale spagnola Abertis, cioè la stessa che ha nel mirino anche la società Autostrade Italiana. Amministratori pubblici, costruttori e gestori continuano a diffondere rassicurazioni su efficienza, convenienza e innocuità degli impianti. La legge italiana, peraltro, incentiva i bruciatori di rifiuti. In altri paesi esistono invece deterrenti di tipo fiscale. No one will be harmed.